quest'ultimo first look dedicato al portatile. Come vedete l'inquadratura è cambiata perché, al contrario di quanto potreste pensare, non l'ho registrato subito dopo quell'altro, anche se l'intenzione era quella, solo che, come vi avevo detto, quella era poi la serata in cui avevo festeggiato il mio compleanno e non ho fatto in tempo a finire di registrare tutto quanto, sono andati prima gli invitati e tutto quanto, quindi abbiamo dovuto festeggiare. Abbiamo anche ordinato una mega pizza, cioè io mi sono ordinato una mega pizza che vi farò vedere magari in questo video perché non ho fatto tante foto, quindi non ci faccio un video dedicato. Mi hanno fatto anche un regalo inaspettato che, guardate, non vi faccio vedere le foto, ma ve lo faccio vedere direttamente. Allora, praticamente vi spiego, io ho gli occhi molto 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 sensibili alla luce, che quando, della luce del sole, che quando sono appunto al sole mi viene da starnutire, mi viene mal di testa, mi viene da chiudere gli occhi, non riesco a guardare in giro perché mi bruciano tantissimo gli occhi, mi lacrimano e tutte quante queste cose qui. Quindi i miei genitori mi hanno regalato degli occhiali da sole della Ray-Ban, e con tanto di panno per pulirli. Gli occhiali sono questi, io non ho, sono pure sporchi perché li sto usando. Non ho mai usato degli occhiali perché ci vedo, però non ho mai usato neanche gli occhiali da sole, non so perché sono scemo. Ma da quando ho questi occhiali qua la mia vita è cambiata completamente, perché dopo 20 anni di vita finalmente io posso vedere quello che c'è in giro di giorno, prima potevo solo di notte. Questi sono gli occhiali. Mi piace un botto la montatura perché è tipo dorata e hanno questi così qua che non mi fanno cadere gli occhiali, sono comodissimi. Sono solo un po' scomodi qua, ma in realtà penso che siano molto più comodi di tanti altri occhiali. E niente, le lentinelle che proteggono dai raggi UV, dal sole, da Satana, da tutte quante quelle cose brutte. E niente, gli occhiali sono codesti. Un regalo appunto che mi è stato fatto a sorpresa, anche perché nel senso non era una cosa che volevo, di cui avevo bisogno, però effettivamente quella custodia è anche rigida, non è una di quelle che si piega con il vellutato qua. Non è una cosa che ho mai usato, quindi non ci avevo neanche mai pensato, però effettivamente ho detto vabbè, dai, me l'hanno regalati, proviamoli. E a parte che mi stanno benissimo, sono bellamente veramente belli, ma soprattutto mi proteggono tantissimo dal sole e non mi fanno male gli occhi. E quindi niente. Dopodiché ho detto boh, vabbè, registro il giorno dopo. Solo che il giorno dopo era lunedì, io lunedì lavoro solo il pomeriggio, il problema è che al mattino dovevo aiutare la mia ragazza con delle commissioni. Infatti sta prendendo man mano forma la stanza, che sarà poi la stanza in cui io andrò a portare il portatile che avete qui davanti. Scusate, adesso lo accendo, ve lo giuro. Il portatile che ho qui davanti, magari una Switch, soprattutto se uscirà una Switch Pro. Lei ha già un Xbox One, comunque farò dei gameplay, farò dei montaggi, lavorerò molto in quella stanza. E stiamo facendo la casa in modo tale che in quella stanza non ci entri il gatto, e che appunto sia confortevole per lavorare, per giocare, per registrare e tutto quanto. Dovrebbe anche arrivare un letto per cui abbiamo fatto un finanziamento. Ieri sono arrivati dei mobili, abbiamo montato bene la TV e bla bla bla. Comunque, cose che non mi interessano. Quindi una mattina sono stato occupato, anche sudato un bel po', sto dimagrendo, Dio santo, cosa che è giusta visto quanto cazzo mangio. La sera poi sono andato a lavorare e invece la sera dopo lavoro ho fatto una cosa per il canale. Me ne avevo parlato su Telegram tanti mesi fa, poi si era fermato tutto quanto per il coronavirus. Mi sono finalmente risentito su Discord con il mio grafico e siamo andati molto avanti per quanto riguarda l'outro. Adesso lui ci deve solo lavorare le ore di lavoro e la finirà. Dopodiché dobbiamo ancora fare l'intro e un'animazione che avevo intenzione di fare per il canale. E quindi boh, basta. Oggi stamattina ho lavorato, adesso sono in pausa pranzo, registrerò questo video così finiamo tutti quanti gli unboxing, i first look, tutto quanto quello che riguarda il portatile, e poi boh, lo utilizziamo normalmente. Quindi, allora, cosa manca? Mancano solo gli accessori, come avete visto nel titolo, gli accessori quelli più secondari. Però voglio fare anche delle prove per quanto riguarda il PC, ovviamente. Andiamo ad accenderlo, vi faccio vedere quanto diavolo è veloce questo PC. Non è collegato all'alimentazione, quindi testeremo anche la batteria, anche se ho già un po' l'ho testata io perché quella sera che ho festeggiato l'ho portato di là e l'ho utilizzato come multimedia per YouTube. Poi ho fatto delle prove con l'Elgato, anzi, vero, devo anche dirvi che l'Elgato, il cavo quello lì che... Madò, che bello.
Il cavo quello lì che vi avevo fatto vedere in quel video là non funziona, ho dovuto prenderne, anzi dovrò prenderne un altro, perché per adesso non ho un cavo di output, quello che c'era lì appunto non funzionava, creava delle interferenze, avevo paura che fosse del gatto, mi sono cagato addosso. Però per il resto uno l'ho provato con una console che non è di qua, nel mio angolo videogiochi, ma è di là in camera dei miei in soggiorno. Ovvero la Wii U che è sempre mia, però l'ho prestata mia per giocare un pochettino a qualcosa che registrerò appunto da di là perché sennò è una palla riportarla di qua, quindi molto molto utile. E funziona l'entrata, funziona l'uscita, il programma è abbastanza comodo e niente, nel senso ho provato appunto il legato, funziona alla grande. Ho provato anche appunto con i cavi e il cavo d'oro è ottimo, invece che il cavo che avevo io è una merda, dovrò ordinare un po' di cavi HDMI effettivamente. E boh, per il resto appunto ho utilizzato portatile un po' con la batteria col giro lì, è durato abbastanza, mentre stavo facendo tante cose, stavo installando, stavo riproducendo YouTube, stavo usando l'Elgato, e tutto quanto senza rallentamenti è stato veramente fasterissimo. E niente, questa è la roba, come vedete qua ci sono Apex e Tom Clancy Rainbow Six Siege che ha finito di scaricare, quindi da un momento all'altro posso giocarci. Magari faccio un piccolo mini gameplay da mettere nel video quello di First Look del PC che non ho ancora montato, ragazzi, non so quando riuscirò a montarli. Intanto, visto che il video di unboxing sta andando veramente veramente bene, il video che sta andando meglio del mio canale, non vi dico ancora niente perché non so effettivamente i numeri, perché YouTube li sta ancora calcolando, ma so che sta andando bene, perché appunto ho visto comunque le anteprime di visualizzazioni. Intanto mi scrivono, quindi chiudiamo Telegram. Tac tac tac, scusatemi. No, volevo chiuderlo Telegram. Ok. Allora, adesso vi ho detto tutto quanto quello che dovevo dire per 7 minuti. Direi di andare a procedere con i protagonisti di questo video, che sono, in poche parole, questo no perché è l'alimentatore del PC. Sono tutti gli accessori secondari, ovviamente tra virgolette, del PC, che non è poca roba visto che è tutta questa roba qua. Adesso, piano piano, allora, per prima cosa io andrei a configurare questa, che è proprio un'altra estensione insieme all'hard disk esterno del portatile, ovvero il lettore di impronta digitale. Lo andiamo a mettere sulla destra del portatile. Tan tan tan. Ok. Ok, rimane piccola piccola. Configurazione in corso di Elan 2 punti fingerprints. E adesso dovrebbe dirmi che è stato poi configurato il sensore. Intanto andiamo su pam pam pam, come fate tutte quante le mie cose. Windows Update, attenzione, riceve degli aggiornamenti. Ah no, semplicemente perché erano sospesi. Sospendi, sospendi, sospendi. Fino alla fine di luglio, perché sì, non voglio aggiornare il 2400. Andiamo su. Privacy. No, vabbè, facciamo così, guardate. Windows Hello. Opzioni di accesso, eccolo qua. Allora, qua ci hanno detto che. No, no, no. Dispositivo è pronto, ok, pronto digitale di Windows Hello. Puoi accedere a Windows e alle app e ai servizi insegnando Windows Hello e riconoscere la tua impronta digitale. Configuriamo. Allora, benvenuto a Windows Hello, il tuo dispositivo è appena diventato più personale. Puoi dire addio alle password complicate e iniziare a usare l'impronta digitale per sbloccare il dispositivo. Verificare la tua identità e fare shopping. Per verificare la tua identità, per sbloccare il dispositivo, verificare la tua identità e fare shopping nello store. Ok, inizia. Confermiamo la password che voi non vedete. Ok, ho sbagliato. Tocca il sensore di impronta digitale. Ok. Tocchiamo di nuovo il sensore. Prendiamo bene l'impronta. Ok. Ok, sta andando parecchio bene. Ok, chiudi. Facciamo una cosa al volo, facciamo tac, disconnetti, sto eseguendo la disconnessione. Ok, lui si disconnetta dal mio profilo, ok, classica schermata di Windows. Mi chiede il PIN, ma io vado col dito, tac, tocco, non metto nessun PIN, mi dice ciao! E
E si sblocca con la mia fottutissima impronta digitale. Ragazzi, io ho l'impronta digitale sul portatile. Cioè, ma quanto è figa questa cosa! Voglio rifarlo assolutamente. Tipo, facciamo finta che io accendo il PC. Ok, appoggio il dito direttamente. Madonna mia, funziona direttamente. Cioè, top, ragazzi. Prendo, appoggio il dito e mi si sblocca il portatile. Invece, qualcun altro tac schiaccia sulla tastiera. E vediamo cosa farebbe, dai, vediamo. Riproviamo la disconnetti. Appoggio un altro dito, che anche se è il mio, lui non lo riconosce. Ok, appoggio il medio. Non è stato possibile riconoscere l'impronta digitale. Provo con un altro dito. Uno dice così. Oh mio Dio, come faccio ad accedere visto che non mi dà neanche il pino? No, no. Tac, arrivo io. Tac, ciao. Non so se avete visto, ma ha fatto l'occhiolino e mi ha fatto accedere al mio PC. Toppete, veramente, ragazzi, toppete. Allora. È una porta USB è occupata. Dopodiché, mouse, Vixing. Qua ci sono i DPI. Il mouse è veramente, veramente ottimo a livello di materiali sopra. Sotto un po' meno, un po' plasticaccia, però diciamo che ci sta. Pam pam pam. Andiamo a mettere la batteria. Il mouse, questo qua, si spegne dopo un tot da solo. E non si dovrebbe riaccendere finché qualcuno non preme questo tasto qua di DPI, se non sbaglio, perché adesso se invece no. Ok, funziona. Diciamo che i DPI sono un po' bassi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, a 5 livelli di regolazione. 1, 2, facciamo il 3. Ma sì, facciamo il 3, ok. E dopodiché lo utilizziamo come un normalissimo mouse. Pa, pa, pa. Ovviamente io qua ho anche le gesture, quindi vado a essere proprio comodo con le gesture. Ma sapete cosa? Ve lo faccio adesso la prova del PC via gaming. So che non sarà ottimo perché oh mio Dio, ma perché? Cioè, lo avevi già aggiunto come dispositivo sicuro, cioè che cazzo. Andiamo via mail a guardare cosa vuole Ubisoft. Comunque, anche se verrà un po' male, voglio farvi vedere adesso il gameplay di Rainbow Six Siege, perché così col dubbio, cioè ne approfittiamo che proviamo sia appunto il PC con un gioco, sia il mouse come viene. Adesso sto usando tutte quante le DirectX, quindi io intanto andrei a fare un'altra prova, ovvero i miei auricolari Sony. Perché questa cosa qui? Perché a sto punto proviamo il gioco con il gamepad, con il mouse, con le casse del PC e con le cuffie. Facciamo una prova totale del PC tramite Rainbow Six Siege. La colleghiamo il jack. Di queste cuffie che non si vedrà mai cosa sono, ma io vi giuro che sono Sony. Colleghiamo al portatile, vediamo cosa ci dice. Sembra che non ci dica niente. E intanto qua vedo che la batteria era già un po' scarica, dice 47 minuti, però in gioco magari dura anche di meno. Quindi magari dovremmo andare a collegarlo di fretta dopo. Però adesso io ho delle cuffie. Andiamo su YouTube. Ok, mi metto le cuffie, in questo momento ho gli auricolari, andiamo su una canzone a caso. Ok, la musica esce sempre dal portatile. Ah, perché non ho messo bene il jack. Ok, adesso inserito il jack, vediamo cosa fa. Niente comunque. No, sta caricando qualcosa forse, perché lo vedo. Ok, sì. Ah, infatti. Mi dice cuffie, posso scegliere. Auricolari con microfono. Le cuffie si sentono veramente bene. C'è un piccolo rumore di sottofondo. No, ok, la canzone.
Ok, le cuffie sentono veramente bene. Ovviamente sia grazie alle cuffie che grazie al PC. Direi di chiudere YouTube, di andare ad aprire il Battle Eye Service, cioè dargli il permesso di essere eseguito per poter appunto essere eseguito. Dobbiamo staccare questo jack difficilissimo da togliere dal PC, perché intanto voglio avviarlo. Normalmente intanto vi faccio vedere il gamepad, che è il gamepad di Google Stadia in Limited Edition, qua c'è la G di Google, che è quello che andrò ad utilizzare, uno per il PC, due appunto per il PC, cioè tramite il PC per giocare a Google Stadia. Questo è il caricatore a 2 watt, cioè che cazzo dico 2 watt, 10 watt in teoria, o 5-10 watt, penso 10. E questo è il cavo spessissimo, ragazzi, veramente spesso, che utilizzerò per caricarmi il telefono in giro, per far comunicare il telefono col PC, perché metti che devo trasferire dei file, dei video tipo. Ed è anche il cavo che utilizzerò per usare il gamepad cablato, perché il gamepad, se posso, lo uso sempre cablato. Questo PC, avendo il wireless e tutto quanto, con un buon PC, ovviamente posso usarlo anche wireless, però io preferisco usarlo cablato. Allora, andiamo ad alzare al massimo il volume, ok. Vedo che c'è anche una nuova operazione di cui non sapevo nulla, ma va bene. Steel Wave, quindi onde di acciaio. Sì, ok, entra in gioco per favore, voglio fare una partita veloce. Sì, ok. Allora, ovviamente andiamo a farci una. Ok, è una missione normale. Colpo online, lupo solitario, così non deve neanche fare matchmaking. Prendiamo e andiamo. Vediamo se l'audio di gioco è al massimo. Lumimaster al massimo. No, se lo sento un po' basso il gioco. Allora, non mi interessa. Come imperatore prendiamo, visto che siamo in difesa, Doc, visto che siamo da soli, P90, va. Vediamo le impostazioni grafiche. Dai, su, perché mi devi fare. Consolidate la posizione, il nemico si Sì, raduna. dai, non mi interessa del nemico. Dai, FPS. Qua sono 102. Cosa ultra, sei pazzo? Ultra, ti mangi tutta quanta la mia scheda video. Facciamo alta, che va bene. Alta, ok. E audio, volume, ah, vedete che è basso. Ok, adesso è alto. No, non ho fatto applica. Ma Staggio al sicuro, proprio mi sa nemici in che l'ha alzato avvicinamento. lo stesso. Ok, sì, ok. Gli FPS sono 90. Ok, direi che gira parecchio bene. Anche ad alto. Gira veramente bene anche ad alto. E facciamoci un piccolo gameplay con questo mouse. Cazzo è? Ma vaffanculo, come fai ad essere lì? Ovviamente sto giocando alla cazzo, eh. Ok. L'area, ostaggio rianimato dagli operatori. Il mouse molto probabilmente non so se cambiarlo. Non lo so, ragazzi. È un buon mouse sicuramente. Non so, ma non è fatto per la mia impugnatura, solo questo. L'ho sbagliato io a comprarlo per l'impugnatura. Vedrò come fare. Voglio fare un attimo una prova in tempo Inserimento reale. nemico, tenete lo staggio al Mettiamo le sicuro. cuffie, mi spiace che voi non sentirete l'audio. Magari farò un minimo di commentari in più. No, non è cambiato però la sorgente audio.
Nel senso che sentite ancora voi, non sento io. Stavolta il jack è tutto dentro, audio. No, non posso scegliere qui. Vabbè. Zona, Scusa, torna scusa, scusa. indietro. Va, mi trovano l'ostaggio. Mi sono fatto prendere un po' troppo dal gioco. Abbiamo un uomo a terra. Che cazzo fa, bro? Ma figlio di puttana. L'ostaggio Rimangono tre nemici. si può ferire quante volte voglio. Nel mentre che lui fa delle cose, io vado su Windows, faccio così, impostazioni audio, app, Rainbow Six Siege, no, ho capito, ma io ho collegato delle cuffie, cioè, te ne sei accorto, PC, che hai collegato delle cuffie? Ho riparato il microfono, ok, devo dirgli ok, adesso infatti sento da qua, oh mio Dio quanto è alto l'audio, comodissima questa cosa. Mettiamo 50, ok. La luminosità è al massimo, sì. Vediamo solo la batteria. 18 minuti, ok. Va bene. Non ho preso neanche delle munizioni, riesco a prenderle al volo adesso. Pam pam pam. Mi stavano già sparando. Ragazzi, calma. Calmi, calmi, calmi. Cioè, fatemi vivere, cazzo. E basta. L'ostaggio resisti, mi raccomando. Oh, pazzo malato. Corri in culo, l'ho ucciso, cioè che cazzo. Chi manca, chi manca? Dietro, 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 dietro. Ok, ci sta, ci sta. Voglio capire adesso se l'audio è direzionale. L'audio è abbastanza buono con le cuffie, si riesce a giocare bene. Devo provare poi il microfono. Vedremo com'è. Devo vedere veramente se l'audio è direzionale. Scusatemi, devo stare zitto. Vabbè, adesso non c'è nessuno, sono scemo anche io però. Contatto che io li sentivo indietro a destra. No, che mi sa che le cuffie al contrario, perché li sento al contrario. E avevo capito. Provo a invertirmi volissimo le cuffie. Ok, vediamo se adesso capisco. Ok, là, esatto. Bro, sto morendo. Ok, mi rianimo. Meglio così in realtà. Ma cosa fate? Cosa fate? Ma sono dei pazzi malati questi. Sono proprio dei pazzi. Oh cazzo, l'ostaggio. No, ma ti stavo per sparare. Ma sei un pezzo di merda. Ma la. Così me la fate perdere alla fine, ma che cazzo, dai, mancavano 0,0 secondi. Ok, ci sta. Scusami, devo stare inutile. Bella prova. Però
L'audio è direzionale, si sentiva bene, le cuffie mi hanno convinto abbastanza. Volevo solo capire se sopra c'è scritto LR, perché io l'altra volta l'avevo cercato ma non c'era scritto e quindi io l'ho messa come pensavo fossero giuste, ma a quanto pare non suona così. No, sopra non c'è scritto LR, confermo. E, boh, ma tanto queste qua ovviamente sono cuffie provvisorie, poi magari riprenderò degli auricolari migliori, vedremo se magari utilizzerò quelli Samsung che ho sempre utilizzato o se me ne comprerò proprio un altro paio, ancora più easy da utilizzare. Boh, vediamo. Per quanto riguarda invece l'audio del PC, ottimo. Il mouse molto probabilmente adesso vedrò come gestirmela, ma lo ridarò indietro. E magari mi prendo uno che abbia anche un tasto di accensione e spegnimento, perché il fatto che lui sì, ok, si spegne da solo, però nella borsa si accende anche da solo, a meno che non tolgo ogni volta la batteria, non è che mi piace tanto, abbiamo fatto anche un po' di fama. Vota per riprovare solo per un motivo, facciamo un piccolo gameplay con il gamepad, magari vi faccio vedere anche un pezzo della mia mano. Quando userò il gamepad ovviamente staccherò il mouse, questo lo dico perché le porte USB sono calcolate giuste giuste. Ok, però io voglio che tu mi faccia giocare con il mouse, cioè con il gamepad. Posso farle questa cosa? Per favore. Stanno radunando, difendete l'area. Papà, quindi. Torna alle opzioni. E comandi. Input non lavorato, visione mouse. Ok, questi sono i tasti proprio veri e propri. Sì, ho capito. Inserimento nemico, tenete l'ostaggio al sicuro. Ok, me lo fai usare il controller, per favore? La facciamo così, Alt F4iamo. Il controller adesso è collegato. Ah, forse lo sta dove stava. Ok, il dispositivo è pronto. Stadia controller, ok. Andiamo ad aprire Rainbow Six Siege e a provare a giocare con il controller direttamente. Non so, questo mouse è l'impugnatura che. Vedete, io ho l'impugnatura tipo così, che in realtà è ancora più allungata, e con questo mouse qui non vado a finire col dito sempre sotto il mouse. E quindi non ho abbastanza grip per alzarlo, perché io comunque gioco sco facendo scorrere il mouse, ma anche alzandolo, quindi non so, non mi viene comodo. Sicuramente è un ottimo mouse, anche molto regolabile, magari me ne vado a cercare uno migliore adesso che so com'è un mouse che serve a me, visto che comunque io uso un mouse praticamente d'ufficio per giocare. O me ne compro uno d'ufficio o vediamo. Ma perché? Cioè, prima alla fine Telegram si era chiuso o no? Perché adesso è aperto. Ah, forse perché mi sono disconnesso, lui l'ha riaperto, non so, vediamo. Voglio fare questo gameplay anche col gamepad e dopodiché saremo a posto, perché avremo provato cavo, gamepad, cuffie, impronta digitale, tutto quanto, e avremo finito col PC, quindi ci sta come cazzeggio finale, un po' di gameplay alla fine di tutto quanto questo unboxing serissimo, i first look e tutto quanto. Questo è il video cazzeggio, diciamo, il video che una volta finito tutte quante le cose serie si arriva qua, si gioca, si ascolta musica con le cuffie, si spara e tutte queste cose qua. Premiamo un tasto, sono un coglione. Il tasto devo premerlo dal gamepad. Sono proprio una testa di cazzo. Ma non penso sia questo il problema. Cioè, Dio santo, Rainbow Six Siege, sei un gioco conosciuto. Cioè, non fare il deficiente. Che bello, questo gamepad mi piaceva veramente troppo. Niente, che non sia supportato. Ma come c'è il Battle Pass? Ma dai, che non sia supportato veramente in questa maniera schifosa. Cioè, non ci vuole tanto a dirgli, ehi, guarda che ho un gamepad. Allora, come possiamo vedere, adesso sono su Stadia.
e ho, cioè, è velocissimo questa cosa, veramente istantaneo il giocare su Stadia. E boh, gira anche abbastanza bene, si sta vedendo abbastanza bene per quel poco che ho visto. E come vedete il controller funziona, perché adesso ho per sbaglio fatto uno screenshot su, vedete, funziona. Ho per sbaglio fatto uno screenshot col controller, però non riesco a farlo funzionare sul resto, quindi non lo so, magari mi devo installare un programma per mappare il controller, vediamo. Allora, qua sicuramente su Stadia funzionerà alla grande, quindi direi di fare una prova a sto punto così. E poi quando sarà mi farò io, magari lo registro anche, una configurazione veloce veloce. Senti, adesso annulla, non mi interessa. Farò una configurazione veloce, come vedete funziona alla grande. Facciamo un 2 minuti di gameplay giusto per... Cioè, la sensibilità è un po' in culo, eh. Però, ragazzi, ok che è un gioco del 1990, però, cioè, è anche remastered, sempre questo, si vede bene. Si vede bene, punto e basta. Non vedo lag, non vedo niente di... Ok, l'ho detto. Ho tirato una piccola laggata. A me sembra che stia girando bene. Vabbè, questo non vuole Dice essere... Wikipedia, l'agata è una varietà di ca... Ok. Mio Google si fa i suoi discorsi da solo. Dicevo, non vedo niente di... che potremmo... Oh cazzo. Dirgli riguardo qualità di gioco, perché già solo il fatto di non avere uno storage, di non dover avere un hardware, è fantastico, cioè che tu veramente puoi giocarci su qualsiasi cosa che abbia uno schermo senza problemi e anche in maniera abbastanza decente, direi io. Adesso non mi ricordo un cazzo di questo gioco di merda. Ah sì, qua ti faccio vedere una telecamera col segreto. Vabbè, io direi di fare anche basta, di giocare a Doom 64, tanto l'avete già visto, mi sembra, questa parte sul canale, o sicuramente comunque l'ho registrata. No, mi sembra di averla anche caricata, devo solo finirlo. Il problema di finirlo è che adesso, avendo formattato il PC, molto probabilmente ho perso tutti quanti i dati di salvataggio. Guardate che bello questo finto ray tracing, bellissimo ragazzi, un gioco del 1998 che abbiamo finito il primo livello. Direi che possiamo essere soddisfatti e che il gamepad funziona alla grande. Vi faccio vedere come sarebbe giocare con mouse e tastiera. Ovviamente devo prendere un attimo la sensibilità, però per il resto è tutto quanto un'altra cosa, ovviamente. Però la cosa comodissima è che posso passare da mouse e tastiera in qualsiasi momento. Cioè, in un gioco tipo GTA, in cui molti fanno tipo gamepad quando guidi e coso quando spari, mouse e tastiera quando spari, è molto figo poter passare così velocemente senza un minimo di preavviso. Questi esplodono. Qual era il tasto per aprire? Non so qual è il tasto per aprire le cose. Ah no, aspetta. Mi sono ricordato, il tasto era giusto. Vabbè, niente, questo è Doom 64 ed è giocabilissimo su Stadia, con mouse, con tastiera, con volume alto, con volume basso, con le cuffie.
Direi di andare a fanculo. Stadia, aiutami tu. Come si esce? Chiudi. Tieni premuto per uscire, ok. Esci dal gioco. Cioè, no, torna. Esci. Ok, esci dal gioco. Questa è stata una sessione buona perché ho visto qualche lagghicchio, però ci stava. E niente, io direi che andrei poi più tardi, visto che magari stasera, visto che adesso sono le 3 meno 10, devo andare al lavoro. Che Stadia passa tutti quanti, cioè scusate, in PC passa tutti quanti i test. Gli accessori sono solo un po' da rivedere un minimo, nel senso che il mouse vediamo se tengo questo qua e magari ne prendo uno ricaricabile, visto che adesso esistono quelli ricaricabili, quindi top, che appunto volendo puoi usarli anche come cablati, perché se tu li carichi mentre li usi sono cablati. E magari appunto che si accende, che si spegne, che si ricarica, è un po' più ergonomico. Quindi queste caratteristiche qua, questo qua lo rimando indietro. E niente, sono molto soddisfatto di tutto quanto quello che il PC mi offre. Il video non è finito qua perché sicuramente a sto punto vi faccio vedere il mouse e a sto punto sicuramente vi faccio vedere magari il fatto che sono riuscito a impostare Stadia oppure come me la giostro. Magari non mi porto più Stadia ma mi porto un controller Xbox One, anche se mi dovrei comprare un altro, sì che ne ho 4 però. Non lo so, tanti 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 casini. Per adesso il video finisce qua. L'impronta digitale funziona veramente super. Il mouse, vi ho detto solo quali sono le caratteristiche che mi servono e lo cambierò. E per Stadia vediamo di trovare una soluzione. Spero di poter utilizzare quello perché è veramente un buon controller che mi permette appunto di utilizzare anche Stadia. Ha veramente un buon caricatore. Non lo so, mi ispira molto avere questa configurazione. Per adesso è tutto e ci vediamo a una prossima clip. Clip più scura oggi perché in realtà senza motivo, anche perché in realtà siamo nella pausa pranzo del giorno dopo. Come vedete ho impacchettato il vecchio mouse, non ve l'ho fatto vedere perché sì, l'ho fatto a lavoro e io mi sto dando tanto 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 pro volleyball. Il pacco è bello pienotto, ieri ho fatto il reso con DHL Point, che non devo neanche stampare niente, quindi dovrò semplicemente andare al DHL Point che ho a fianco al lavoro. Impronta digitale, ragazzi, top. Andare col pacco davanti a fianco al lavoro a DHL Point, faccio scannerizzare un codice barra che mi è arrivato tramite mail e loro faranno tutto quello che devono fare. Questo movimento di cavo che vedete è il gamepad. Vi devo far vedere un paio di cose. Allora, innanzitutto mi sta piacendo un casino sta cosa di tipo fare i vlog con la camera davanti al portatile, perché col portatile posso far vedere un botto di cose. Andiamo al volissimo su Amazon e vi faccio vedere cosa ho nel carrello. Nel carrello ho un mouse che sarà molto probabilmente il mio prossimo mouse, perché al contrario di quello è ha la forma più simile al mio mouse attuale. E come dimensioni dovrebbe essere più o meno come quello, forse addirittura più grande. Intanto mi si era acceso il monitor del PC fisso. Questo è il mio amico che ieri ha fatto un portatile, ha fatto un casino perché non guarda i miei video. Come forma e come dimensioni dovrebbe essere più o meno come il mio, quindi comodo, come grip forse migliore, ha pure due tasti in più per avanti e indietro, ha i DPI regolabili da 800 fino a 2400, l'utilità del mouse è silenziosa e comoda. Materiali dovrebbero essere buoni, più o meno come quelli del mio Vixing. La marca però questa volta è EasyWalt. La differenza con il mio mouse sostanziale è che vabbè è wireless, visto che deve essere usato con un portatile, però in questo caso è ricaricabile con batteria cambiabile, però quindi posso mettergli tipo dentro una batteria di quelle che ho io di Amazon, la batteria comunque è inclusa, quindi però non dovrò toglierla. Perché ha il power switch, quindi posso spegnerlo quando lo metto via, è fighissimo. E dopodiché posso anche usarlo cablato, cosa che invece i mouse wireless non hanno assolutamente, perché comunque se io lo carico mentre lui funziona, dovrebbe funzionare e dovrebbe diventare ovviamente un mouse cablato. Quindi come funzionalità 100 volte meglio, come ergonomia simile al mio e boh, come sensore speriamo che sia buono. Comunque bene o male dovrebbe essere un buon mouse, diciamo che lo pago un po' di più di quello che avevo pagato l'altro, anche se comunque costa poco, però dovrei trovarmi molto meglio, tanto i soldi mi dovrebbero arrivare domani, quelli del rimborso per la garanzia del mouse, e boh, niente, questo.
Per quanto invece riguarda il gamepad, ho trovato forse una soluzione che praticamente consiste nel allora, programmare Steam per vedere il mio controller come se fosse un controller Xbox e poi tenere sempre Steam all'avvio, cosa che io non faccio mai, però in realtà con Steam può diventare, con quel portatile può diventare comodo, anche perché comunque Steam è lo store principale su cui ho anche tanti giochi. E programmare tutti i giochi tramite Steam, aggiungendoli alla libreria, anche quelli craccati, anche quelli da store esterni, anche quelli free to play, qualsiasi cosa, aggiungerla alla libreria di Steam per far sì che Steam programmi quel gioco per essere compatibile con il controller che abbiamo programmato su appunto Steam. Quindi praticamente Steam diventerà il mio launcher base per tutti quanti i giochi che ho sul portatile. E andiamo quindi a vedere di fare questa cosa qui. Allora, aggiungi un gioco non Steam alla libreria. Ok, vediamo di aggiungere. Dov'è? Forse devo aggiungere Uplay e non Rainbow Six Siege. Probabile, vediamo se è su. No, ok, c'è Uplay, non c'è Rainbow. Aggiungiamo Uplay. Aggiungi programmi, in teoria se vado su libreria qua dovrebbe esserci Uplay, esatto. Abbiamo Uplay, che è un gioco. Abbiamo Uplay, però prima ancora io lo faccio più comodamente dalla modalità Big Picture. Tac tac tac, eccola qua, che è una modalità fighissima, ragazzi. Big Picture, io guardate, lasciamo stare. È proprio figa figa figa. Ok, ovviamente la modalità Big Picture è stracompatibile con quasi tutti quanti i controller. L'unica cosa che io voglio posso il controller Ok. Definisci il layout, ma se io invece lo selezionassi come con ok, facciamo in automatico. No, ok, lasciamo stare. Controller generico, vibrazione sì. Lo chiamiamo Stadia Control. No, facciamo così, mi piace di più. Gamepad Stadia. Ok, a quanto pare non serviva a fare niente. Si è praticamente programmato da solo. Ok, adesso lui dovrebbe programmare tutti quanti i giochi che noi aggiungiamo a Steam tramite, cioè, con questa configurazione. Quindi possiamo andare, scusatemi, su, ma cosa faccio? Su Play, facciamo gioca, lui l'ha già avviato, me lo aprirà di nuovo. Forse no, ok. Andiamo su giochi, da qua abbiamo Rainbow Six Siege. Abbiamo Six Siege. E vediamo se così mi fa aggiungere Rainbow Six ai giochi. Non Steam. Non penso. Ma intanto io aggiungo tutti quanti i launcher. No, non uninstall, perché uninstall? Perché non mi aiuto? Vai, vediamo intanto se funziona. Come si chiama il Rainbow Six? Me lo chiama. Vabbè, vediamo. Allora, non voglio giocare a Rainbow Six col gamepad. A parte che se mi va, saranno cazzi miei. Io giocherò a Rainbow, a Rainbow Six Siege col gamepad. Ma non è questo ciò che mi interessa. Io uso Rainbow Six come prova, però ad esempio già un magari un Apex,
che è più looter shooter, mi interesserebbe giocarlo col gamepad. O sicuramente comunque altri indie, altra roba, magari non Steam. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Stiamo utilizzando Steam per programmare il controller di Stadia su qualsiasi gioco, ragazzi, anche giochi che possono essere craccati o qualsiasi altra cosa, cioè ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo, ragazzi. Altro gameplay di Rainbow Six Siege, fanculo. Ve lo Dobbiamo trovare lo avvicino anche un stadio. pochino, vai. Madonna mia, che bella. Ragazzi, è programmato da Dio. No, vabbè, non ci posso credere. Sì, è programmato come un Xbox controller. Non volevo fare questa cosa qua. Ok, non mi ricordavo il tasto, colpa mia. Ok, mi sto cercando di ricordare un po' i tasti. Ho giocato su PS4 io, quindi ho giocato tanto col gamepad a Rainbow. Ero anche oro 1 in una stagione. L'ho platinato e poi non ci ho più giocato. Ok. Dov'è? Ah, là. Immaginavo fossero qua. Ok. Ma però dovrei smettere di prendere danno perché non è che mi posso curare. Ragazzi, giocare col gamepad è una goduria. Ma non perché, ovviamente su FPS, soprattutto Rainbow, preferisco giocare con mouse e tastiera, eh. Però poterlo fare quando magari sei, ovviamente devo innanzitutto riabituarmi, poi devo calibrare la sensibilità. E dai, che sto facendo schifo. Guarda che muoio, Prefire potentissimo. Ho pochissima, veramente pochissima vita. Faccio un po' di casino così attiro le persone. Una volta uccisi questi, quelli che arrivano a prendere l'ostaggio dopo dovrebbero essere abbastanza gestibili. Questa mappa però così non l'ho mai fatta. Cioè, o se l'ho fatta appunto quando giocavo nel 2017 a Rainbow su PS4. C'era sta mappa? Nel 2017, sai, non lo so. Vabbè, direi di andare di ostaggio, tanto non è che voglio fare una partita perfetta o cose strane. Comunque, ragazzi, è fatta, cioè io posso, appunto, bisogna solo risolvere qualche problema di compatibilità, tipo il fatto che non mi fa aggiungere il Bethesda Launcher, non mi fa aggiungere l'uninstaller del Bethesda Launcher e queste cose qua, però per il resto, ragazzi, ok, si va di qua, mi sembra. Con l'ostaggio in questa mappa. Siamo di là. Quindi qua lascerei chiuso. Farei solo un giro di perlustrazione. Infatti. No, dai, 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 che cazzata.
Vabbè, comunque, dicevo, bisogna solo risolvere qualche problema di compatibilità, però in maniera easy si sa che comunque tramite Steam abbiamo configurato lo Stadia Controller e possiamo usarlo per qualsiasi gioco. Abbiamo visto che gira anche bene, che è programmato da Dio, poi ogni gioco ovviamente ha la sua sensibilità, quindi ci sarà da configurarlo. Il controller si sa, è un buon controller, anche abbastanza figo. E niente, non vedo l'ora di fare ciò che questo controller e questo PC mi permetteranno di fare. Veramente ottima la faccenda. Andrei qui ad aggiungere i vari launcher. Aggiungiamo GOG Galaxy su Steam, che dovrebbe essere il launcher che ti permette di avere pochi launcher, però va bene. Ah no, Bethesda, eccolo qua. Bethesda, no, perfetto, meno male. Battle.net, Apex, vabbè, lo aggiungiamo così, chi se ne frega. E boh, basta. Dovrebbe essere a posto così, non mi pare che ce ne siano altri. Anche se ce ne sono qua, non ci sono, visto che ho controllato, appunto, non c'è più niente. Boh, aggiungiamo questi programmi. C'è una categoria per i programmi che ho aggiunto? No, ma li metti direttamente in libreria, però vabbè, non mi interessa. Possiamo chiudere Steam. Possiamo permettere a Steam di avviarsi all'avvio del PC. Avvio, pam pam pam, Steam consenti, se l'è meritato. E niente ragazzi, abbiamo scoperto come utilizzare lo Stadia Controller e praticamente allora manca solo una clip. Io che vi unboxo il mouse, poi lo proviamo insieme e speriamo che sia un mouse all'altezza delle aspettative. Intanto io il PC lo andrei a spegnere perché ragazzi devo lavorare assolutamente alle 3 di quest'anno, che sono veramente veramente molto lento. E niente, ci rivediamo poi quando arriva il mouse. In teoria, se mi arriva oggi il buono, domani, se no dopodomani, comunque in settimana, oggi mercoledì. Attenzione, forse siamo arrivati finalmente alla fine di questo video, che doveva essere il più corto dei first look riguardanti il portatile, e forse appunto siamo finalmente arrivati alla fine dei video che dovevo fare per il portatile. Ma cosa sto facendo? Sto aprendo il pacco senza di voi. Ma da dove mi viene in mente? Allora, come vedete qui c'è già il mio portatile, perché per la prima volta almeno da quello che ricordo, come sto parlando questa sera, sbiascico. Faremo un unboxing, un first look, pam pam pam, senza quasi neanche interrompere il video. Lo interromperò solo perché ovviamente dovrò cambiare inquadratura. Ok, sapete già cosa c'è qua dentro. Speriamo che vada bene. Il pacco è arrivato velocissimo. Per chiedere invece il rimborso ho dovuto rompere le palle da Amazon. Infatti oggi è venerdì 24 sera. Ieri sono venuto a lasciare la ricevuta e ho chiesto ad Amazon: guardate che è un giorno che non mi non, è passato un giorno, non mi è ancora arrivato il rimborso, ma hanno fatto subito il rimborso dopo che ho parlato per 40 minuti con loro. E da lì tempo altre 2 orette mi è arrivato il rimborso, ho fatto subito l'ordine e no, oggi mi è arrivato questo pomeriggio il pacco, ma l'ho ritirato, ma non l'ho potuto aprire perché dovevo fare altro. E invece adesso, tan 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 tan, oh mio Dio, quanto figa e quanto cinese questa cosa. Ragazzi, fantastica, classica scatola veramente cinesissima, ma il design è veramente veramente figo. Allora, questo coso qua mi dà il permesso, tra virgolette, di mettere un altro cavo nella mia, che vi farò vedere dopo quando cambio inquadratura, nella mia postazione, nel mio kit di roba che mi porto dietro col portatile, perché effettivamente lui è un mouse, come avete letto, ricaricabile questa volta tramite micro USB. Quindi io tramite micro USB posso farlo diventare un mouse cablato o appunto caricarne la batteria. Ciò vuol dire che mi serve un mouse micro USB da cioè un, scusate, un cavo micro USB da portarmi dietro. Mi scuso per tutte quante quelle volte in cui nei video faccio degli errori perché sono sovrappensiero e dico una cosa per un'altra. Tipo nell'altro, nel video, quello che sta andando benissimo,
dell'unboxing del portatile, ho detto ad un mouse portatile servirà sicuramente un mouse wireless. In realtà vuol dire un PC portatile servirà un mouse wireless, però vabbè, scusatemi. Comunque, non mi ricordo cosa stavo dicendo. Vabbè, comunque, sì, che mi servirà il cavo. Dopo vi farò vedere, sceglierò tra i miei cavi micro USB qual è il cavo portarmi dietro, così potrò ricaricare il mouse. Pam pam pam. Prendiamo il mouse, che già sembra una figata. Qua dentro c'è un coso che dice nuovo modello color black 1200A. In teoria c'era scritto da 800 a 2400. Qua invece c'è scritto solo tre diverse cose: 2-3 ore per ricaricarlo, 20 milioni di times per i clicchi, work a 10 metri, batteria 1 AA, quindi stilo, pesa 102 grammi, 135 grammi con tutto quanto, 6 bottoni, compatibile con tutti i sistemi operativi, le dimensioni. E cosa c'è nel pacchetto e bla bla bla. Ok, va benissimo. Dentro c'è solo più il cavo. Vabbè, qua c'è scritto che è un mouse ottico, che dovrebbe essere preciso. Ok, batteria ricaricabile, non c'è bisogno di cambiarla. Tecnologia wireless a 10 metri. Dovrebbe durare tanto la batteria. Ergonomico, non ha fatica. VDPI, l'avete letto prima. E bla bla bla. L'altra cosa importante per me era che il fatto che avesse lo switch off e lo switch on, e boh, che sia comunque un mouse abbastanza portatile. Al cavo è un cavo normalissimo micro USB, e userei questo solo che il fatto che fosse magari un po' più lungo. Però in realtà, non, vabbè, questo non è 1 metro, però mi basterebbe anche un cavo da 1 metro, tanto deve essere solo un cavo. L'alimentazione semplice, non penso che assorba più di mezzo ampere questo coso. Allora, andiamo a vedere il mouse. Ta da da da. Ok. Molto 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 figo. Lo andiamo a paragonare con il mouse che ho qui. Un po' più grande. Sotto tutte quante le dimensioni, la forma al lato è praticamente identica, se non che qua è un po' più marcata e a livello di presa dovrebbe essere abbastanza uguale. A livello di materiali, questo è più plasticoso, questo invece è più gommoso sopra, come era quell'altro. E niente, sotto sono abbastanza simili, ovviamente questo non ha né la chiavetta, né la batteria, né il tasto, scusatemi che c'è un po' di polvere. E sopra, rotella, preferisco questa, anche se comunque ottima anche questa. Il tasto per il DPI, i tasti sono abbastanza simili, sono tutti e due ottimi. Di qua l'unica differenza è che questo ha il tasto, i tasti avanti e indietro, che sono tasti comunque programmabili. Che diciamo che su un portatile sono molto più utili che su un fisso, perché comunque sul fisso alla fine sei limitato ad utilizzare mouse e tastiera, quindi teoricamente dovrebbero essere utili anche sul fisso, però diciamo che sul portatile tendi di più ad avere le cose più rapidamente. Io invece sul fisso rimango sul classico. Pesa un po' di più ovviamente avendo una batteria dentro, ma non pesa tanto e la batteria dovrebbe essere già inserita all'interno e sarà una batteria ricaricabile, esattamente. Una batteria ricaricabile che dovrebbe durare abbastanza. Hanno messo il simbolo, che c'è il, come si chiama? Si chiama il sigillo, del fatto che abbiano passato i test sopra la chiavetta. Qua c'è il tasto on e off, quindi adesso il mouse sarà scarico. Lo mettiamo subito a caricare. No, l'altro non è detto che sia scarico. E intanto lo spegniamo. Lo andiamo a provare subito. Il mouse è veramente bello. Prova finale, ok. Riesco a prenderlo bene. Riesco ad impugnarlo bene. Scivola che è una meraviglia. E ragazzi, è comodo. Non c'è niente da fare. Non è comodo quanto questo. Con questo, ragazzi, non so perché, ma mi ci trovo troppo bene. Però è comodo. Io il mouse non riesco a non tenerlo così.
E è veramente comodo. E ovviamente mi ci dovrò abituare, lo andiamo subito a provare per giocare tra poco. Intanto lo metto a caricare e accendo il PC e cambio l'inquadratura. Sceglierò anche il cavo che andrò a utilizzare per l'utilizzo. Ah, una cosa sola. Voglio capire come togliere la chiavetta da qua dentro, perché la vedo un po' messa dentro parecchio. Cioè, ma ok, adesso ho questo coso qua. E vabbè, c'è anche il sigillo che me la rende più difficile. È ok, però adesso io il sigillo lo butto proprio via, perché tanto che me ne frega. Va benissimo. Però la chiavetta, se io la rimetterò dentro, cioè io la rimetterò quasi sicuramente dentro. Poi, come faccio a toglierla? Che non, cioè, vedete, non c'è praticamente spazio per prenderla. Come si fa? Ah, esce da sola. Cioè, tu gli dai tipo una botta, così, ed esce da sola. Va benissimo, devi picchiare il tuo mouse nuovo. Vabbè, comunque, devo essere sincero stavolta. Si prende sicuramente molto meglio dell'altro mouse, ma non mi trovo così tanto, cioè mi trovo bene, ma vabbè, in realtà adesso così sì, ci sta. Quello lì è troppo comodo, ragazzi, io quel mouse lì è troppo comodo, infatti ho paura a cambiare il mouse per il fisso. Il mouse del fisso volevo cambiarlo con un mouse un po' più serio, un po' più magari da gaming, ma quello mi ci trovo troppo bene. Speriamo che questo vada alla grande, perché comunque mi sta convincendo veramente, veramente tanto. Vado a fare ciò che devo fare e ci vediamo tra pochissimo con la prova definitiva del mouse. Allora, il cavo l'ho scelto, è un cavo nero che carica a circa quasi un ampere. È un po' più lungo di quello che mi hanno dato loro, è un cavo resistente, e hanno deciso con un altro cavo bianco lungo quasi 2 metri, perché stavo pensando che così appunto quando dovevo stare distante e usarlo cablato comunque ne ho la possibilità. Però non lo so, non penso che mi servirà e penso che ingombrerebbe un po' troppo, quindi per i primi tempi mi porterò solo questo cavo qua che carica anche meglio, così nel caso mi servisse per altri dispositivi sarei comunque comodo, diciamo. L'unica cosa che stavo vedendo è che effettivamente però dovrei metterlo a sinistra il cavo del mouse e quindi magari mi verrebbe un po' troppo corto utilizzarlo a destra. La vediamo, il mouse ha la ricarica qui davanti, quindi ovviamente è fatto apposta per poter essere utilizzato durante la carica. Andiamo a inserirne, no, non ci posso credere, ragazzi, non so se è fatta apposta, ma questo cavo qua ha la ricarica troppo grande e non entra tra queste due cose. Come vedete è più, cioè è più spesso. Quindi, visto queste due cose, andiamo a cambiare il cavo. Prendo immediatamente quello bianco, che già da subito sembra più piccolo, ed effettivamente comunque risulta più comodo, perché io essendo io destro, devo attaccare il mouse a sinistra, come vedete è più piccolo, e infatti senza problemi questo ci entra. Ok, andiamo a collegarlo dietro. Cioè dietro, a mettere il cavo dietro e a collegarlo al PC. Allora, intanto facciamo così. Impronta digitale. Colleghiamo. Ok, mio padre mi odierà per questa cosa perché lui è juventino, questo è blu e nero. Però a me in realtà il blu e il nero insieme piacciono. Ok, il mouse è. Mi sto accorgendo di una cosa, penso che il mouse sia, cioè non sia fatto per essere utilizzato cablato se non è comunque inserita nel PC la chiavetta. Quindi dovrò utilizzare due porte USB per. Ah no, però effettivamente il mouse era spento. Allora, proviamo ad accenderlo. Ok, il mouse adesso è acceso. Come vedete funziona. Vediamo quanti dpi ha. Questo è 1, 2, questo è più basso. 2, 3. Ok, ne ha veramente solo 3, anche se c'era scritto 5.
ragazzi ne ha solo tre. Vado a attaccare il mouse rosso qua, ma penso che quello sia esatto il sensore. Vado a collegarlo, diventa blu e vado a togliere la chiavetta. Quindi adesso il mouse non è più collegato, però è acceso e infatti non funziona. Però è acceso. Appena vado a ricollegare la chiavetta, il mouse si può. Ok, quindi servono due porte USB utilizzate, però la cosa positiva è che comunque vuol dire che io questo coso qua posso attaccarlo ad un caricatore a muro e non per forza al PC, quindi posso caricarlo come i joystick in poche parole, però la differenza dei joystick è che se li attacchi al PC possono funzionare anche tramite cablaggio al PC. Allora, facciamo subito una prova basilare basilare, ovvero facciamo partire Rainbow. E voglio fare due gameplay con Rainbow, cioè, nella stessa partita faremo due prove. Uno, proveremo il mouse che io terrò alla media velocità, che è questa qua. E molto probabilmente andrò a rompere le palle da Amazon per questa cosa qua, più che altro venditore, perché comunque, cioè, mi dici 5 velocità, ce ne sono solo 3. Voglio provare nella stessa partita a giocare un po' con il mouse nuovo, per il 90% della partita per provarlo. E un round voglio farlo con invece il touchpad per vedere come sarebbe in caso io un giorno non potessi. Con quattro dita posso cambiare desktop. Lo state osservando, con quattro dita io posso cambiare desktop. E con tre invece il programma. E come sarebbe se un giorno non avessi il mouse e dovessi giocare per forza con col touchpad? Ovviamente lo so che è una merda, però. Nel caso servisse, non ce ne facciamo un problema e vediamo come sarebbe. Altra cosa che stavo considerando è che il mouse così non acquisisce cablato, intendo, non acquisisce, come si dice, sensibilità, perché rimane comunque un mouse wireless, appunto, anche se è cablato. Allora. Aspettiamo che si carichi e io dovrei andare avanti nel season pass, però vediamo cosa avrei vinto. Questo è carino, non è vero, è una ruota, non è carino. Questo è bello. Vabbè, però lì posso arrivarci abbastanza facile, penso. Questo è figo. Questi sono fighi, i crediti. Altro coso, questo già è un po' più figo. C'è un bel po' di roba, cazzo. Sono solo 19, sono 20, sono 45 livelli. Ah no, però io sono solo quello gratis, quindi ho solo le cose sopra, io, vero? Ok, quindi devo guardare solo le cose sopra. M'ero scordato. Questo è carino, ma dovrei arrivare veramente tanto lontano. Questo è figo, bastardi. Questo potrei vincerlo anche io. Dovrei arrivare a 45. Odio essere importunato mentre faccio delle cose. Lasciate stare il fatto che sto registrando, ma proprio una cosa che mi dà fastidio. Quindi, allora, avrei vinto questo. E questo. Boroba. Ne. Allora, ok. Facciamo campo di addestramento. Sono io a 42, ce la faccia. Non è tantissima, però ho 27.800 di fama. Quello è tanto. Allora, proviamo subito col mouse. Sono un po' curioso, mi metto già pronto, mouse e tastiera. Voglio fare difesa. Oh, grazie a Dio. Dock, luminosità è al massimo. Volume, sì. Situazione è la solita. Cosa si vibrerà un po' lo schermo, ma. Allora. Ok, già questo mouse l'ha molto di più, riesco ad alzarlo, riesco a muovermi, riesco a fare veramente veramente toppete. Andiamo a fare quello che devo fare, giocherò un po' male perché ho il telefono davanti allo schermo. Quanto è bello avere un elgato e non dover registrare tutti quanti i video così. Uno, perché sono una merda, due, perché appunto verrebbero veramente veramente male. Allora, mentre arrivano. Ne prendo un'altra. Non so se lo sapete, ma in difesa in questa modalità avete infinite
queste cose qua perché potete riprenderle quante volte volete. Allora io andrei a prendermene un'altra. Ok, con questo mouse sono preciso. Un po' di danno, però va benissimo così. Allora, visto che questo è solo il secondo round e ne ho già fatto uno comunque con il mouse, appena inizia il round giocherò col touchpad, ragazzi, col touchpad. Ovviamente se vedo che veramente non riesco, spero di non averne mai bisogno e niente. Passo al mouse. Ok, da questo momento sono col touchpad, ragazzi. Qui dovrò sparare e ma non gira. Perché non gira? Ok, dovrò sparare. Quanta gente è bandita? A volte non. Ok, a volte non gira. Vabbè, senti, non so se è per colpa del fatto che c'è un mouse collegato, ma non gira a volte. No, bastardo. Non ho capito che cazzo succede. Ah, vero. Che cazzo succede al touchpad. Prova a scollegare il mouse. E vediamo se lo fa. Sì, lo fa lo stesso, ok. Collego il mouse. Niente, non so perché il touchpad non è fatto per giocare, a quanto pare, perché non prende dei tocchi, a volte non gira. Caricalo subito così dopo ce l'ho pronto. Ma stavolta mi barrico. Cioè, l'ho presa una di queste, no? In questo video non ho mai vinto una partita. Voglio vincerne una, voglio vincerne. Buonasera, sono tutti quanti lì? Oh cazzo. Ok, ottimo round. Consolidate la posizione, il nemico si raduna. Devo curarmi, devo mettere l'ultimo rinforzo qua. In realtà sono due, però vabbè. No, qua però non ce lo voglio, ce lo voglio mettere qua. Dov'è che ho visto che hanno sfondato? Ah, qua, cazzo. E mo? E mo qua sono fottuto. Allora, mi barrico qua. E mi barrico qua così se sfondano lì posso, se ce li sento, mi curo, anzi mi faccio anche il boost, tanto se mi buttano a terra una volta posso recuperare e niente, da qua vado a sfondare. Va bene. Fame.
Che cazzo fai, oh? Ah, sono finiti. Ma... vabbè, ti sparo, posso? Ostaggio rianimato dagli operatori. La minaccia è stata eliminata. Ok, fantastico. Abbiamo anche vinta una, ragazzi. Con questo mouse mi trovo 100 volte, 1000 meglio rispetto a quell'altro. E quindi ottimo acquisto. Andrò a rompere subito i coglioni da Amazon, per il fatto che sono 3 velocità e non 5. Ma più che altro per informarli che il venditore sta vendendo una cosa che non è vera. Ovviamente sono io il giocatore migliore. Vi giuro che non voglio vantarmi, però a me a volte sembrava di avere l'auto aim attiva. Eppure non era vero, perché mi girava tipo già sparavo in testa la gente, però boh. È una cosa positiva, perché vuol dire che con questo mouse mi trovo bene. Livello 43, tanto per cambiare. Ho fatto sbaglio, solo 36 di fama. Vabbè. No, operatori. C'è qualcosa di... ma che Twitch? C'è qualcosa di nuovo? Sì, questi qua sono... no, io non l'avevo già visto. Ace. A base idrica selva. Lanciabile che piazza carica a pressione idraulica in base agli sfondati sbucci si risolvibili che rinforzate. Una specie di termite, penso. E poi melusi. Difesa sonica Banshee. Gadget antiproiettili principali che mettono un suono in grado di garantire gli avversari nel raggio d'azione. Molto molto figo, e lei è molto molto figa in tutti i sensi. Complimenti, complimenti, complimenti. Me la fai vedere per favore? Ah no, che è bruttissima dal design. Uniformi. Complimenti. Niente, comunque test mouse assolutamente superato. Quindi vi ho fatto vedere tutto. Vi ho fatto vedere il nuovo mouse, anche quello vecchio. Vi ho fatto vedere i cavi. Vi ho fatto vedere il gamepad. Vi ho fatto vedere le cuffie che magari cambierò. Vi ho fatto vedere tante tante cose. Anzi, le cuffie, guardate. Le cuffie, vaffanculo, le cambio subito. Le cuffie, mentre il mio PC vi faccio vedere le ventole che lo stanno raffreddando dopo aver giocato 10 minuti. 5.000-4.700. Le cuffie le cambio subito, ragazzi, perché l'altra volta mi sono trovato bene, ma non così bene. So che quelle cuffie ovviamente non le butto, però per i portatili voglio comunque il top. E quindi ce l'avevo già. Cuffie Samsung. Le andiamo ad aprire immediatamente. Classiche auricolari degli S7, S6 Edge, quelle cose là. Classici auricolari bianchi, con stessa lunghezza di auricolare, tasti su, giù e conferma microfono, auricolari trasparenti, molto molto comodi, non c'è scritto L o R, se non sbaglio, in realtà ci dovrebbe essere scritto R, esatto, ma tanto so già che R è quello con il coso. Questi qua li uso veramente da anni, sono degli auricolari ottimi, ne avrò compatti una decina di paia. E quindi niente, tra l'altro questo qua jack mi viene molto più comodo, perché il portatile, il jack è veramente duro e quindi lo devo tirare così. E quello là, avendo il jack storto, che veniva comodo, però era difficilissimo da togliere. Quindi auricolari, ragazzi, cambiati così in tempo reale. Cambiato anche il mouse in tempo reale. Il gamepad per fortuna siamo riusciti a farlo funzionare, anche perché non volevo cambiarlo. Il cavo USB-C l'avete visto, il cavo micro USB l'avete visto. Il mouse, figata che posso spegnerlo e non funziona ovviamente più. Il cavo del mouse l'avete visto, il cavo del gamepad l'avete visto. Sono cavi che comunque sono micro USB e Type-C, quindi sono cavi che mi farà comodissimo avere in un PC portatile. La spina ovviamente userò la stessa, non penso che mi serviranno entrambe le spine insieme. E niente, il video degli accessori, se vuoi una prova velocissima, tipo accendo il mouse, tac tac tac. Vado qua, faccio sospendi, sì. Faccio sospendi perché a quanto pare non c'è più disconnetti. Dalla sospensione, clicco il tasto... ah no, sta ancora andando in sospensione. Ok, adesso penso di sì, no, non è vero, è già tornato, ok. Si riaccende, tac, impronta digitale, si sblocca, 5 secondi, bellissimo. Ragazzi, fantastico. Tutti i miei accessori, come vedete, funzionano che è una meraviglia, il portatile funziona ancora meglio. Vedete gameplay registrati da quello del gatto, magari giocati con questo mouse o con quel gamepad, tutto quanto cablato con i cavi che avete visto. Sono felicissimo di aver preso questo portatile e di aver preso questi accessori, che come avete visto sono stati costruiti proprio su misura, tra virgolette, nel senso che
Sono stato proprio lì a pensarmela per fare il portatile perfetto, almeno per i miei gusti. E fino all'ultimo, con mouse, cavi e cuffie, avete visto che sono stato lì a ritoccare le ultime cose. E niente, sono felicissimo del risultato. Ho un PC veramente molto, 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 molto performante, ultra accessoriato con degli accessori che sono la fine del mondo. E non vedo l'ora di utilizzarlo sempre, veramente ogni volta che ho bisogno, che non sono a casa. In qualsiasi parte del mondo che io sia, e qualsiasi sia il bisogno che io abbia, so che c'è questo portatile che mi para il culo, scusatemi, sono felicissimo di questa cosa qui, sono felice di averci investito i miei soldi e che la gente che mi sta attorno abbia investito i loro soldi per il mio compleanno in questo mio progetto e niente, sono veramente, lo so che lo dico tante volte quando sono felice, ma sono felicissimo e niente, finalmente questo video è finito. Doveva durare poco, ma non è così stato. L'ho detto apposta. Doveva essere l'ultimo first look, e lo sarà, penso. Perché avete visto bene o male tutto quello che c'è da vedere, sia riguardante il portatile in prima persona, sia riguardante gli accessori del portatile. E quindi andiamo a effettuare una simbolica, ma in realtà anche vera. Vero, ultimo arresto. Anzi, no, perché volevo fare una cosa inaugurale, tanto il PC, così facciamo anche l'ultimo test SSD, si accende veramente in pochissimo tempo. Volevo fare una cosa che nel fisso non ho fatto, invece nel mio vecchio portatile, che era un portatile da veramente 100 euro, che vi giuro si surriscaldava con YouTube. Avevo, invece nel fisso non l'ho voluta perché non mi serviva, invece in questo portatile mi serve. Ragazzi, andiamo su Steam e facciamo aggiungi alla barra delle applicazioni. Quindi il mio PC portatile si identifica rispetto al fisso perché queste tre icone sono identiche, nello stesso ordine anche. Ma qui non c'è scritto HD, ma c'è scritto 4K perché l'Elgato non è in HD ma in 4K e perché qui c'è un'icona in più, che è Steam, che io aggiungerei anche qui in fondo perché tanto lei si avvia all'avvio. Non mi servirà quasi mai, a me servirà Steam ogni tanto per giocare. Questi qua per registrare e poi queste sono applicazioni in più, ovvero YouTube e Telegram, che comunque anche quello si avvia sempre all'avvio. Questo qua era l'ultimo passaggio per inaugurare questo portatile che adesso veramente posso andare a spegnere per l'ultima volta in questa serie di video dedicati a lui. E niente, ci salutiamo, ci vediamo nel prossimo video. Sono, lo ripeto, felicissimo di tutto questo progetto laptop che ho portato avanti da veramente tanti 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 mesi. E niente, come dicevo, ci salutiamo, ci vediamo nel prossimo video. Io continuo a lavorare per voi e per me e niente, ci becchiamo alla prossima. Non so fare le outro, scusatemi. Ultima cosa in verticale come al mio solito, non ho sottolineato quanto sia comodo il fatto che il mouse sia portatile, cioè sia, scusate, sia ricaricabile e che quindi io non debba portarmi dietro batterie che magari si scaricano e poi rimango senza mouse. E comunque una roba in più che in teoria io tolgo perché poi magari si crea ossido e bla bla bla. Top, veramente il fatto che sia ricaricabile è veramente una killer app, come il fatto che abbia il tasto e come vedete la chiavetta molto probabilmente lascerò nel PC. Questa posso rimettere al suo posto, veramente.